Ambra Angiolini è stata paparazzata per le strade di Roma con l'attore Francesco Scianna, passeggiano. Poi sorridono e si abbracciano in un bar della capitale. Le foto di diva e donna. Ambra Angiolini dopo la rottura dall'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Potrebbe aver ritrovato l'amore. L'attrice, giudice dell'edizione in corso di X Factor, è stata paparazzata durante una serata trascorsa con l'attore Francesco Scianna, nelle foto rese pubbliche appaiono particolarmente complici. Mentre passeggiano, poi sorseggiano un drink seduti a un tavolino di un bar. Si sarebbero conosciuti nel 2016. Entrambi protagonisti dello spettacolo teatrale di Michele Placido dal titolo Tradimenti. I paparazzi di Diva e Donna hanno beccato Ambra Angiolini e Francesco Scianna insieme, passeggiano per le strade di Roma. Si sfiorano le mani, poi lui le accarezza la gamba. Le immagini li ritraggono complici e sorridenti anche seduti al tavolino di un bar mentre sorseggiano un drink. In altre foto appaiono particolarmente vicini mentre chiacchierano, poi si scambiano un abbraccio appassionato. Gesti e segnali che potrebbero svelare l'inizio di una nuova storia d'amore tra i due. Francesco Scianna, attore classe 82, ha esordito al cinema nel 2002 con Il più bel giorno della mia vita di Cristina Comencini. Dopo aver recitato in L'odore del sangue di Martone nel 2004, ha preso parte a diverse fiction televisive tra cui Il capo dei capi su Canale 5. Ha interpretato il ruolo di Peppino Torrenuova in Baria, di Giuseppe Tornatore. E nel 2016 uno dei protagonisti di La mafia uccide solo d'estate. Note alla cronaca rosa le sue precedenti relazioni, nel 2010 Francesco Scianna ha avuto una storia d'amore con Francesca Chillemi durata circa un anno. Avrebbe avuto un flirt anche con l'attrice Matilde Gioli. Beccato con Ambra Angiolini. Non si conosce la natura del loro rapporto. Si sarebbero conosciuti però tempo fa. Nel 2016 hanno recitato insieme nello spettacolo teatrale di Michele Placido, Tradimenti.